Bene amici del Sonotech World, rapidissima guida per risolvere tutti quei problemi wireless sulla nuova serie Archer di TP-Link. Archer D7, Archer C7, D7, insomma tutta la serie Archer in questo pratico video. Iscrivetevi al canale e mettete un like al video. Bene amici di Alessandro Tech World, questa è la pagina di status del mio Archer D7 che ormai sto usando da circa due mesi. Cosa facciamo oggi? Oggi vi presento la parte wireless di questa serie Archer TP-Link. Non vi preoccupate se non avete esattamente l'Archer D7, l'importante è che avete un Archer. Cosa facciamo oggi? Oggi vi spiego come risolvere tutti i problemi derivanti dal wireless. Problemi di che tipo? Chromecast che non si connette bene, vedete a scatti? Un unico device che non riesce a connettersi nella vostra rete wireless. Oppure ancora un device che non si connette in maniera adeguata, una scarsa copertura, oppure magari semplicemente avete dei problemi legati alla stabilità del wireless. Allora, come prima cosa andiamo a vedere appunto la sezione del wireless. Questa è la sezione dedicata alla 2,4 GHz e questa è quella dedicata alla sezione 5 GHz, quindi sono due sezioni separate. Ora, per prima cosa andiamo a vedere la serie 2,4 GHz. Allora, questa è la mia configurazione che utilizzo. TP-Link mette di default questa configurazione. Allora, dovrò spendere due paroline in più per quanto riguarda la configurazione 2,4 GHz, perché quella è un po' più delicata. Allora, prima di tutto vi voglio dire che le due modalità da usare sono o la G o la N. Quale delle due utilizzare? La modalità BGN non funziona una in G, uno in N, uno in B. Funziona o tutto in G o tutto in N o tutto in B. Se voi avete 20 apparati in casa che si connettono in wireless e uno solo di questi ha la classe G, tutti andranno in classe G. Quale delle modalità consiglio dipende dal device di casa. Quindi provate a mettere 11 N-Only e a tenere questa configurazione. Quindi 11 N-Only, Channel Out e Channel Width Out. Se tutti i dispositivi si connetteranno con questa rete, allora vuol dire che tutti i dispositivi di casa vostra supportano la modalità N, che in questo modem è a 450 Mbps. Se invece con questa condizione avete magari uno o più device che non si connettono, controllate se hanno la scheda wireless N. Nel momento in cui hanno la scheda wireless N, allora c'è un problema probabilmente derivante dal canale. Quindi il canale alle volte, nel 60-70% dei casi, può far connettere un device che fino a prima non si connetteva. Se ancora non si connette il device, provate qui a mettere 20. Mettete un canale, per esempio, statico 1, 6 o 11, oppure ne provate magari altri, ne avete 13. Nel momento in cui vedete che neanche così si collega, allora direi che se vi informate che quel device non supporta la scheda N, è inutile che fate delle prove. Non supporta la scheda N, quindi cosa dobbiamo fare? Partiamo dalla classe G. Se non supporta la scheda N, supporta solo il G. Quindi il G è lo standard vecchissimo, che è fino a 54 megabit. È inutile prendere un Archer D7 se supportate lo standard 11G only, perché basta prendere un modem del 2000 che lo supporta. Infatti, Channel Width non è possibile selezionarlo perché l'11G supporta soltanto l'ampiezza canale a 20 MHz. In questo caso, solito discorso, se qualche device non si connette, qui al 99% è un problema di canale, perché nessuno ormai utilizza il B come standard, quindi mettete un canale statico, se non si connette ancora ne provate altri, fate salva e vedete che sostanzialmente poi a un certo punto il device si collegherà. Quindi, se avete in questo caso un device che non si connette in N, questa dovete per forza tenere G-only e mettere un canale statico. Se volete, per esempio, ad esempio avete un PC vecchio, potete metterci una di quelle che avete che vanno in wireless N, e quindi chiaramente in quel caso voi quella periferica non la fate più funzionare in classe G ma in classe N, quindi qua potete poi andare a modificare in classe N, che è sicuramente uno standard migliore, perché in questo caso lavoreremo fino a 450 MB. Quindi nel momento in cui voi avete la possibilità di mettere 11 N-Only, perché a casa vostra tutti i dispositivi si connetteranno in N, allora dovete mettere 11 N-Only, inutile mettere BGN come vi dicevo, e qui lasciate tutto in auto. Ora, se c'è qualche device che fa fatica a connettersi e avete appurato che è in N, allora dovete andare a lavorare sul canale. Per esempio, ne provate alcuni e vedrete che a un certo punto questo device si collegherà. Però ammettiamo che voi con questa condizione riuscite a collegare tutto.
tutto. Ma per esempio avete l'instabilità nel fare dello streaming. Se avete dell'instabilità nel fare dello streaming, dovete andare a lavorare probabilmente sul channel video. Ora, con 40 MHz noi aumentiamo il throughput del modem. Tutti quei device che per esempio sfruttano in N la velocità di 450 megabit necessitano del 40 MHz. Ma il 40 MHz è uno standard un po' particolare perché è un po' soggetto, diciamo, a disturbi e quant'altro, quindi forzatelo a 20. Se avete Chromecast, eccetera, forzate a 20. Nel caso in cui così Chromecast vi funziona bene, sicuramente non avrete problemi con nessun altro device della casa, perché sicuramente ora il canale auto. Se poi c'è un qualche smartphone che non si collega, potete poi selezionare un canale. Lo stesso vale per Chromecast. Per esempio, se avete una Chromecast oppure un server DLNA che lavora male, andate a selezionare eventualmente un canale statico e quindi non automatico. E poi sostanzialmente potete andare a lavorare ancora sul channel width, che è molto importante. Per una piena compatibilità mettete 20, per una maggiore resa mettete 40 MHz. Così avete risolto tutti i problemi. I canali sono 13, avete modo di provarli tutti. Non vi preoccupate, fate delle prove in maniera molto molto serena e tranquilla. Molti di voi mi chiederanno: ma perché a me 11N Holly mi viene fuori un messaggio dicendo che TKIP non è supportato? Andate in Wireless Security e qui dovete mettere WPA2 PSK e AES come password. Se avete auto o TKIP toglietelo, mettete AES. Quindi questa è la situazione per utilizzare 11N Holly. Questo è una rapida guida per risolvere i problemi legati al wireless. Per quanto riguarda la 5 GHz c'è poco da dire. Qua sicuramente sempre questa, la modalità AC Mixed è quella consigliata. Se non avete dispositivi che vanno in AC, inutile metterla. Per intenderci, i dispositivi AC sono l'iPhone 6, Samsung Galaxy S6, l'S5, ma diciamo che sono dispositivi comunque di ultima generazione. Anche qui, se avete qualche dispositivo che fa fatica a collegarsi, o avete problemi di coverage, potete selezionare un canale statico e poi qui il channel widget per aumentare il throughput. Questo sicuramente per avere massima resa, e questo più basso è massima compatibilità. Cercate di provare a fare delle prove e vedrete che tutto è a posto.